Il 2016 volge al termine. Quali saranno state le cose migliori e quali le peggiori degli ultimi 12 mesi? Lo scopriremo nei video di fine anno di Witlist che usciranno nel corso di questo mese. Intanto andiamo a vedere in quali occasioni ci sono state le più rumorose reazioni del pubblico, reazioni che in gergo prendono il nome di pop. E in ordine cronologico, il primo grosso pop dell'anno è stato quello succeduto al debutto di AJ Styles. Era vociferato, ma comunque vedere AJ in uno show da WWE era una cosa che sembrava stranissima. Come ben sapete, il debutto di AJ è avvenuto alla Royal Rumble, ad essere precisi a Orlando, con un pubblico che il Phenomenal One lo conosceva molto bene, già che Orlando è stata per anni la casa della TNA. Is it? Can it be? It is! The Phenomenal One is here! AJ Styles! Oh my God! E in esclusiva questa è una foto di me scattata al momento stesso del debutto di AJ Styles, con la faccia di un bambino che ha ricevuto il suo regalo di Natale. Ma solo pochi giorni dopo c'è stata un'altra reazione fomentatissima del pubblico, questa volta per un evento davvero inaspettato, il ritorno di Shane McMahon, che ne metteva piede in uno show da WWE dopo quasi 8 anni. Non male direi, dato che tutto ciò ha portato a vedere questo a WrestleMania. E proprio a WrestleMania rimaniamo, per un momento in realtà non memorabile, ma che ha fatto esplodere uno stadio e che dimostra che talvolta non serve fare cose clamorose, ma bastano i nomi. Ehi, no, smettetela per favore, io non ho nominato Goldberg, siete voi che lo state pensando. La League of Nations aveva appena sconfitto i New Day, ma a sconfiggere i cattivi ci ha pensato la Justice League, composta da Mick Foley, Shawn Michaels e Stone Cold Steve Austin, il cui infrangersi di vetri prima della musica d'ingresso ha mandato in visibilio gli oltre 100.000 presenti. E andiamo avanti di 2 mesi per un momento portato in scena in maniera perfetta e che ha avuto una reazione del pubblico altrettanto bella. A Extreme Rules, al termine del match tra Roman Reigns e AJ Styles, l'atmosfera sembrava alquanto fiacca, per la vittoria di Roman Reigns, non proprio un beniamino del pubblico. Ma a riscaldare gli animi ci ha pensato l'improvviso ritorno di Seth Rollins, assente da quasi 7 mesi per infortunio, che ha attaccato Reigns e innalzato il titolo del mondo, dando tra l'altro inizio a una bella storyline che ha portato al tanto desiderato Triple Threat Match tra i membri dello Shield. La tappa successiva è la puntata di Raw precedente al draft, con un pop che sembra riportarci indietro al 2014. Nel momento in cui Shane McMahon ha rivelato che Daniel Bryan sarebbe stato il general manager di SmackDown, lo Yes Movement si è risvegliato in maniera assordante. Ladies and gentlemen, more popular. The SmackDown Live General Manager. That is huge. Appena 5 giorni dopo poi il pubblico si è replicato in un'ovazione questa volta per Bayley, al debutto nel main roster in un tag team match con Sasha Banks contro Charlotte e Dana Brooke. E bisogna andare avanti di un po' di mesi per arrivare al pop successivo. Nella puntata di Raw del 7 novembre a Glasgow ha fatto il suo debutto Noam Dar, idolo di casa in quanto scozzese, dal nome meno blasonato di molti altri ma che merita di essere annoverato in questo video per il tributo che gli è stato dedicato. Purtroppo caso isolato, data la magra risonanza che i fan nelle arene stanno dando a tutti i cruiserweight dall'introduzione della categoria. E ovviamente non potevamo non concludere con quello che è stato un vero e proprio fenomeno mediatico per la WWE negli ultimi mesi, quello riguardante il ritorno di Goldberg. Già al suo ritorno a Raw era stata una buona risposta del pubblico, che intonava all'unisono il suo nome sulle note della sua musica d'ingresso, ma è stato il suo match di Survivor Series che i fan all'arena sono esplosi. In particolare, il boato principale si è avuto al momento della prima spear. No fear from Goldberg! A spear! Goldberg hit Lesnar with a spear! A spear from out of nowhere! Goldberg may shock the world! Goldberg looking to end this early! Questo è quanto per questo video. Arriveranno anche altri video di fine anno, ma nel frattempo l'appuntamento è a lunedì per la puntata di Witlist su TLC.
Vi ricordiamo ovviamente di lasciare un bel pollicione in alto e vi diamo appuntamento alla prossima lista.